fine di questa prima semifinale di Champions tra Foggia e Livorno, il risultato di 7-4 ragazzi di Livorno. Cominciamo con Luca. Allora Luca, è stata una partita più, no, più semplice, però comunque mi aspettavo soprattutto di avversari un po' più di difficoltà da parte vostra. Poi all'inizio siamo andati avanti subito 3-0. Dopo siete un po' calati voi, sono usciti loro, poi comunque sul finale loro erano più voltati all'attacco e quindi il risultato poi si è allargato. Ah, diciamo che effettivamente anche io non me l'aspettavo questo inizio sprint subito 3-0 e devo dire la verità, abbiamo giocato secondo me solo un tempo come si abbiamo giocato, perché infatti si è visto, accelerazioni ci sono state, soprattutto i primi 15 minuti a alto livello. Poi il secondo tempo magari complice un po' il risultato, perché comunque stavamo 5-1, abbiamo abbassato la guardia, infatti questo temevo e questo è successo e non deve succedere, perché comunque lasciando stare il risultato che sì è ampio quello che vuoi tu, però è brutto sempre subire gol. Siamo comunque una semifinale, può succedere comunque di tutto, infatti sì. Due minuti in più potevano fare altri due gol, hanno fatto due gol in un minuto per dire. Loro giocavano diciamo molto fisicamente, anche perché erano notevolmente più alti di noi e sfruttavano molto le rimesse laterali, calcio d'angolo, calci piazzati, insomma. Però noi comunque abbiamo saputo sfruttare soprattutto in velocità, e qui la nostra peculiarità. Sì, insomma, sì, sì. Velocità, controllo, comunque tutti i ragazzi che giocano stanno in forma, quindi per dire che tutti i minuti. Quella ha fatto differenza, sì. Soprattutto sta facendo la differenza. Comunque, siamo una squadra, devo dire, molto veloce, molto affatata e stiamo creando diciamo un gruppo. Forse anche il campo vi penalizza un po'. Il campo sì, è più stretto, effettivamente l'altro è più largo, essendo più largo la, ci troveremo praticamente al nostro agio in casa. Però voglio dire, comunque abbiamo fatto tutte le partite qua alla fine, cioè siamo arrivati tutte qua, magari ci penalizza fisicamente questo gioco. Essendo abbastanza piccolo, diciamo, ci sono molti scontri critici, però comunque ce la stiamo dando. Alla fine, la prima finale. Siamo in finale, ecco, bravo. Poi c'è questa semifinale di Master. Quindi non abbiamo bisogno di abbassare la guardia. No, siamo in finale, siete voi, Foggia, Livorno, a Verona e a Benevento. Vabbè, comunque per adesso arrivati in semifinale qualcosa avranno, sì, voglio dire. Foggia lontano. Faccio comunque i complimenti a questa semifinale. Grazie. Ci vediamo la settimana prossima. Forse complimenti. Allora Lino, devo dire che il primo quarto d'ora, anzi il primo tempo, l'ho visto molto molto scarico. Mi aspettavo una reazione, arrivati in semifinale, dicendo una reazione più di squadra, come avete avuto nelle scorse partite. Nel momento decisivo invece l'ho visto scarico. Secondo tempo meglio, perché si è visto anche di quello che sono arrivati. Eh sì, però quando prendi avversari così forti, cioè non ci fa niente, loro, su 9 di loro, 7 giocano a pallone. Noi su eravamo in 10. Il campo di calcio non l'ha mai visto nessuno, cioè la differenza era abissale. Quindi voi con un uomo in più, tipo la mancanza di Viscopo, voi la mancanza di Daniele Luongo, l'avremmo persa lo stesso. Cioè un altro passo rispetto a noi. Sì, forse avremmo potuto aggredirli dall'inizio, ma non conoscendoli, non avendoli mai incontrati neanche nelle scorse edizioni, era un avversario totalmente nuovo. E si è visto fin da subito che dopo 8 minuti vincevano 2-3-0 e il passo è notevolmente diverso dal nostro. Sì, loro la loro preparativa, il fatto di giocare veloce, correre. Ma poi si conoscono, cioè ho visto fare triangolazioni che in 6 anni di interfacoltà mai nessuno l'ha fatto, queste triangolazioni. Sì, è una bella. Quindi complimenti a loro e noi niente da dire. Il passo era totalmente diverso. È stato un onore arrivare fino a qui, ci tocca l'ultima semifinale. Che Dio ce la mandi buona, perché se acchiappiamo la tavola allora è meglio campo limbo proprio. Un'altra segnale che voglio dire, che è la prima in Master League. La prima è Master League, sì. Quindi oh, spero che almeno là concentrati. La concentrazione che ti dice c'era anche stasera. Però quando vieni un avversario così forte, per quando tu ci puoi provare, cioè non ci puoi fare niente. Abbiamo fatto due gol negli ultimi 3 minuti, ma perché loro ormai erano proprio totalmente usciti dal campo. Cioè, ripeto, la differenza è stata abbassata, non ci fa niente. Però ti ho detto, secondo me, giocarla fino all'inizio come giocate voi, nel senso difesa solida e contropiedi, come avete detto come chinese, avreste potuto sfruttare meglio questa cosa dall'inizio. Ci proveremo, però questa sera non c'è niente da dire, possiamo parlare di tattica quando voi tu erano più forte, bisogna accettare la sconfitta. Ci vediamo l'ultima prossima.